Buongiorno a tutti, sono passati 3 giorni dall'ultimo aggiornamento, come avevo annunciato, questa sarà più o meno la cadenza. Sono state disputate 15 partite fino adesso del campionato europeo e devo dire che ad oggi non posso individuare una prestazione arbitrale negativa. Ci sono stati alcuni episodi discutibili. Ci sono stati alcuni errori, perché ci sono stati alcuni errori come normale che sia, stiamo parlando comunque di esseri umani che possono sbagliare, ma nel complesso devo dire che dobbiamo riconoscere al designatore dell'Europeo un lavoro eccellente fino a questo momento, soprattutto di preparazione per questi europei. Perciò complimenti a Roberto Rosetti, che sta portando avanti un europeo di grande, grande livello, a livello arbitrale. Delle note a margine: 15 partite non c'è stata neanche un on-field review, forse c'è ancora un po' di confusione sulla differenza tra check e on-field review. Di check probabilmente ce ne sono stati come nella media, cioè 4, 5, 6 a partita, ma le on-field review sono ancora a zero. C'è stata una overrule in Italia-Svizzera che vedremo e che ci arriveremo. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me, è molto importante, andiamo veloci su tanti tutti gli episodi, magari ci soffermiamo leggermente di più su alcuni episodi particolari, soprattutto per quanto riguarda il concetto di VAR. Andiamo subito a Scozia-Repubblica Ceca. C'è stato un primo episodio al minuto 32, una protesta della Scozia per un tocco di mano del difensore Masopust su un tiro di McGinn. Come vedete, l'arbitro Sievert, molto positivo tra l'altro, devo dire, nella sua prima direzione, anche se è l'unico arbitro presente che non fa parte della categoria Elite, ma è un Category 1 europeo. Una scelta che ha lasciato abbastanza perplessi sul momento, ma che per il momento è stata ben ripagata dall'arbitro tedesco. Come vediamo, il braccio è aderente al corpo, c'è un tocco col braccio sinistro, non c'è alcun dubbio. La posizione di Siebert ha favorito una perfetta decisione in merito. Naturalmente, su questo episodio, il VAR, c'è stato il check del VAR, perché è un episodio che va controllato. Ma diventa un silent check, nel senso che una volta controllato che il tocco di mano non è da ritenersi punibile, anzi non è punibile, il check viene semplicemente interrotto con una comunicazione che spesso è vai pure avanti, qualcosa di questo genere. 45° minuto, questo è un episodio per interessante perché alcuni me lo hanno paragonato al famoso Ronaldo Giuliano del 1998 e non è un paragone sbagliato. 45° minuto, qua la posizione di Siebert è un po', non è la migliore perché nel momento in cui c'è stato il contatto era probabilmente coperto, ma in ogni caso c'è un contatto in area di rigore tra McTominay e Boril, il difensore della Repubblica Ceca. Come vediamo, il difensore della Repubblica Ceca, una volta superato dall'avversario, ha cercato soprattutto l'avversario, spostandosi verso di lui e dandogli una bella spallata. Calcio di rigore? Probabilmente sì, anzi, a mio parere questo era un calcio di rigore da segnare perché il giocatore della Repubblica Ceca si è completamente disinteressato del pallone, che tra l'altro era già passato, per cercare solo e esclusivamente di ostacolare McTominay. Qual è il paragone? Perché il paragone con Giuliano Ronaldo è corretto in questo caso? Perché sono due episodi che dinamicamente sono leggermente differenti. Ma concettualmente è lo stesso, cioè Ronaldo saltò Giuliano si spostò verso Ronaldo impedendo la progressione della corsa del giocatore dell'Inter. Come vi ho detto però, chi mi segue da tanto tempo se lo ricorderà, dissi che se nel 1998 ci fosse stato il VAR non sarebbe intervenuto. Non sarebbe intervenuto perché si tratta, come vediamo anche in questa circostanza, della valutazione dell'entità di un contatto tra due giocatori, che è sotto controllo dell'arbitro. Magari l'arbitro non era nella visione perfetta dell'episodio, ma in caso nelle condizioni per poter valutare la dinamica in sé.
Per quanto riguarda il 1998, la situazione era ancora più evidente perché l'arbitro di quella gara aveva completamente lo sguardo completamente aperto, cioè aveva la visuale completamente aperta e ha visto tutto quello che era successo. E perciò anche nel 1998, se ci fosse stato il VAR non sarebbe intervenuto perché non si sarebbe trattato di un episodio da VAR, dato che era sotto il controllo dell'arbitro. Passiamo a Polonia. Slovacchia. Ora qua c'è un episodio che non è stato neanche fatto rivedere, che è un contatto tra Pekarik, difensore della Slovacchia, e un attaccante della Polonia che sinceramente non riesco a riconoscere, non sono riuscito a riconoscere. Anche in questa circostanza VAR tagliato fuori, probabilmente un contatto c'è stato, poca roba in realtà, ma l'arbitro era in perfetto controllo e naturalmente il VAR non è intervenuto. Nella stessa partita c'è stata la prima espulsione del campionato europeo. Anche dal punto di vista disciplinare devo dire che gli arbitri si stanno comportando bene, manca qualche ammonizione, però è abbastanza normale, soprattutto in una competizione così breve, spesso si alza leggermente l'asticella per quanto riguarda le sanzioni disciplinari. Non è come nel Mondiale del 2014 e anche in parte nel Mondiale 2018. Nel Mondiale 2014 vedemmo delle partite assurde con ammonizioni mancate gigantesche. Invece in questo campionato europeo stiamo vedendo a livello disciplinare una delle ottime decisioni da parte degli arbitri. La prima espulsione è stata comminata dall'arbitro rumeno Ategan, anche lui positivo nella direzione di Polonia-Slovacchia, per un fallo di Krikoviak su Romada. Non è un grandissimo fallo in realtà, è un cartellino rosso abbastanza severo da questo punto di vista, perché è una seconda ammonizione piuttosto severa. Però ormai sappiamo che a livello anche internazionale e anche italiano, abbiamo visto più volte quest'anno, il concetto di foot on foot, cioè piede sul piede, viene punito regolarmente con un cartellino giallo, cioè il classico pestone. Questo non è stato veramente un pestone. Non è stato un pestone particolarmente di entità particolarmente elevata, però concettualmente ci sta. Sinceramente, se in questo caso Ategan fosse intervenuto solo con un richiamo verbale, a mio parere sarebbe stata la decisione più corretta. Passiamo a Spagna-Svezia. Anche in questo caso un solo episodio da vedere, che è un tocco di mano di Larsson in area di rigore della Svezia su un tentativo di passaggio al centro da parte del giocatore della Spagna, Olmo. Come vedete, la distanza è veramente minima, il braccio è in posizione tutto sommato consona, non è particolarmente largo rispetto alla figura. Bene, in questo caso l'arbitro che era posizionato benissimo. Tra l'altro anche Vincic ha alzato molto il livello delle sue prestazioni, in ogni caso. L'arbitro era molto vicino, probabilmente non aveva la prospettiva migliore, ma ha lasciato correre anche in questa circostanza. C'è stato, come c'è sempre in questi episodi, il check del VAR. Il VAR poi ha lasciato correre, giustamente perché non c'è un tocco di mano che possa essere ritenuto punibile. Il braccio è decisamente vicino e poi la distanza è talmente minima che ipotizzare la punibilità di questo tocco di braccio sarebbe stato decisamente eccessivo. Bene Vincic, come ho detto, rispetto a una stagione che è stata leggermente inferiore alle attese, nel primo impegno Spagna-Svezia, che non è stata una partita facile, si è disimpegnato molto molto bene, lo vedremo molto presto di nuovo in campo. È fortunato, tra virgolette, perché può in questo europeo essere presente, dato che Skomina purtroppo è assente da parecchio tempo e non sappiamo se potrà ritornare. Glielo auguriamo ovviamente, soprattutto perché fosse un infortunio sarebbe quasi meglio. Ecco, non posso dirvi di più ovviamente. Faccio un salto in Coppa America perché abbiamo visto un paio di episodi che a mio parere sono molto interessanti a livello puramente didattico. Questo è il rigore che è stato assegnato al Cile al minuto 52. Come vedete, l'arbitro Roldán era in ottima posizione, però probabilmente nel momento in cui c'è stato il contatto tra Tagliafico e Vidal era completamente coperto e non ha visto niente. L'episodio è molto evidente. Adesso vi faccio vedere questa immagine perché vi dà l'idea che
l'arbitro Lozano al momento del contatto era sicuramente coperto da Tagliafico stesso e probabilmente anche dal giocatore lì vicino dell'Argentina. Il fallo è molto evidente, Vidal anticipa nettamente il difensore, Tagliafico in grande ritardo colpisce con la gamba sinistra, la coscia sinistra di Vidal. Rigore molto evidente, in questa circostanza è intervenuto il VAR perché è un calcio di rigore indiscutibile. Evidentemente nel momento in cui c'è stato il contatto Roldán non ha potuto vedere nulla, probabilmente, anzi quasi sicuramente l'ha comunicato al VAR, il VAR si è comportato di conseguenza, cioè consigliando un on-field review alla fine della quale Roldán ha deciso di assegnare un calcio di rigore. Tra l'altro, ecco, se c'è qualcosa che non mi è piaciuto di questo on-field review, che è durata troppo, perché il fallo era molto molto evidente, il calcio di rigore indiscutibile, giusto in questa circostanza non ammonire il giocatore dell'Argentina, perché trattandosi di un pallone, il pallone era già partito e perciò non possiamo parlare di doxo, cioè di una chiara occasione da rete, perché al limite possiamo ipotizzare un'azione potenzialmente pericolosa, dato che il pallone al momento del contatto tra Tagliafico e Vidal si trovava già a circa 5 metri dal giocatore del Cile, che probabilmente avrebbe avuto anche difficoltà a tenere il pallone in campo. 71esimo minuto, lo stesso Vidal protagonista, questa volta per un fallo su Otamendi, già ammonito. L'arbitro Roldán in ottima posizione per valutare, misteriosamente non ammonisce per la seconda volta Vidal. Questa è un'ammonizione molto chiara, ovviamente va tagliato fuori perché si tratta di una seconda ammonizione. L'episodio più interessante però arriva al 97° minuto, ve lo faccio vedere perché è uno di quegli episodi che potrebbero suscitare molte discussioni anche nel campionato italiano, e probabilmente succederà prima o poi un episodio di questo genere. Come vedete, l'arbitro è lontanissimo, eravamo al 97° minuto e probabilmente ha accusato molta stanchezza. Si trova in una posizione completamente sbagliata, non ha visto assolutamente nulla di quello che è successo. C'è stato il check piuttosto lungo del VAR, decisione non facilissima perché sul tentativo di cross di Correa il giocatore numero 4 Isla tocca il pallone con il braccio destro che si trova oltre l'altezza delle spalle. In realtà questo non è un contatto punibile, non è un contatto punibile perché la distanza è veramente minima e soprattutto il pallone arriva sull'avambraccio destro di Isla dopo una sorta di flipper, scusate la terminologia non particolarmente elegante, ma che dà l'idea. Cioè il pallone è rimbalzato più volte tra i giocatori e poi è finito sull'avambraccio destro di Vidal. Il check è corretto, come a mio parere è corretto non assegnare il calcio di rigore proprio per questo motivo: distanza minima, rimpalli multipli prima del contatto con il braccio, anche se bisogna dire che il braccio destro in quella posizione è oggettivamente molto sospetto perché sembra, anzi da che sembra, è sicuramente una posizione piuttosto innaturale. Se la distanza tra Correa e Isla fosse stata di qualche metro, questo sarebbe stato sicuramente un calcio di rigore. Considerando la particolare dinamica dell'azione, a mio parere è corretto non assegnare il calcio di rigore. Torniamo al campionato europeo, passiamo a Ungheria-Portogallo. C'è una protesta del Portogallo al 75° minuto per un tocco di braccio di Fiola su un tentativo di contatto di Ronaldo. Il contatto di braccio c'è tutto. Questa immagine la ripropongo fra poco, ci arriveremo sopra poco. Il tocco di braccio con la mano destra assolutamente c'è. È anche vero che il braccio è molto vicino al corpo, è un pallone inatteso, dato che la distanza tra Ronaldo, il giocatore dell'Ungheria, è di meno di 1 metro, perciò è difficile considerare questo tocco di mano punibile, è un tocco casuale in realtà. Però, se il pallone avesse toccato il braccio sinistro, la discussione sarebbe stata molto differente, perché il braccio sinistro è molto largo rispetto al corpo, soprattutto in avanzamento, ed è probabile che nel caso in cui il giocatore Fiola avesse toccato il pallone col braccio sinistro, il VAR sarebbe entrato in azione, anche perché al momento del contatto l'arbitro non era in controllo dell'azione perché era coperto dallo stesso giocatore dell'Ungheria. 85° minuto, questo è un episodio che secondo me è quello più dubbio fino a questo momento per una serie di motivi. Rafa Silva entra in area di rigore e viene fermato da Orban. Il fallo è tutto qui. Che
Cioè c'è una leggera trattenuta, leggerissima trattenuta con la mano sinistra sul braccio destro di Rafa Silva. A Rafa Silva subito dopo cedono le gambe e cade a terra. Ora, a mio parere, questo non è neanche calcio di rigore, però dobbiamo evidenziare dei particolari. Ovviamente VAR tagliato fuori perché un contatto, una trattenuta c'è stata. Ed è stata quella del braccio sinistro, della mano sinistra sul braccio destro del giocatore del Portogallo. Però c'è una questione che deve essere analizzata. Questa è una chiara occasione da rete. È vero che il pallone si trova nelle vicinanze del giocatore Orban dell'Ungheria, ma è anche vero che il fallo non è stato commesso nel tentativo di contendere il pallone, ma come una trattenuta. La trattenuta non è un tentativo di contendere il pallone, dato che con le mani non si può giocare il pallone. Motivo per cui il cartellino giallo mi ha lasciato molto perplesso e probabilmente in questa circostanza il VAR avrebbe potuto intervenire. Perché come sappiamo, nel caso in cui ci sia un errore sull'individuazione del cartellino della sanzione disciplinare, il cartellino da estrarre fosse un cartellino rosso, il VAR può intervenire. Questa circostanza è difficile, è veramente molto complesso vedere una possibilità di contendere il pallone e soprattutto siamo a 7 metri, no, forse una decina di metri dalla porta, c'è soltanto il portiere. A me pare una chiara occasione da rete, la classica evidenza di un calcio, di una chiara occasione da rete interrotta con un fallo non atto a contendere il pallone. A mio parere Shaqiri qua ha sbagliato perché manca un cartellino rosso per il difensore dell'Ungheria Orban. Francia-Germania, partita non bellissima oggettivamente, però tra due squadre che sono sempre nell'elite europea. Scusate, oggi ho i capelli che fanno per i fatti loro. È una partita non bellissima, mi aspettavo qualcosina di più, però oggettivamente la Francia mi ha un po' spaventato a livello sportivo, ovviamente. Stralascio le reti in fuorigioco che sono state annullate, erano veramente molto complesse. Del Serro Grande ha dimostrato una preparazione atletica spaventosa, perché abbiamo visto anche sull'episodio Mbappé-Hummels, su cui arriveremo, che è riuscito a essere, non dico veloce come Mbappé perché è impossibile, ma a essere molto vicino al momento in cui c'è stato poi il contatto, ad essere credibile soprattutto, ed è questo fondamentale, perché in campo non si è protestato molto, anche se sull'episodio ci sarebbe da dire, anzi c'è da dire parecchio. Detto ciò, io ho letto tanti attestati di positivi su Del Serro Grande, vi dico la verità, a me Del Serro Grande non è piaciuto. Non mi è piaciuto perché non ho capito bene non si è capito granché del suo metro tecnico, del metro disciplinare. Nel complesso la partita è andata via tranquilla, per carità, ma non ho visto questa grande prestazione del Serro Grande. Poi è stato designato nuovamente, sarà in campo già domani se non ricordo male, perciò prendo atto della valutazione positiva della prestazione in Francia-Germania, ma rimango con i miei dubbi. Credo che siano legittimi sulle prestazioni di un arbitro. 56esimo minuto, c'è un episodio interessante di Lloris e Gnabry del Bayern Monaco, della Germania, scusate. 56esimo minuto, Gnabry si avvicina alla porta avversaria, c'è un contatto tra il portiere della Francia e lo stesso Gnabry. Dobbiamo vedere perché tante volte abbiamo visto in questa stagione calci di rigori assegnati anche se il portiere, anche se per un contatto successivo al passaggio del pallone. Questo episodio è interessante perché effettivamente dopo esserci stato un contatto tra il ginocchio di Lloris e il pallone, Lloris stesso ha, non dico travolto, ma sicuramente è entrato in contatto con la gamba destra del giocatore della Germania. Questo non è calcio di rigore. Questo è il classico esempio di episodio sul quale bisogna valutare la dinamica. C'è l'uscita del portiere che tocca il pallone con il ginocchio destro, lo devia e poi, per normale dinamica, perché i corpi non possono scomparire,
c'è un contatto col giocatore della Germania, col giocatore della Germania, ma non è punibile. Questa è normale dinamica di gioco, molto differente da alcuni rigori che abbiamo visto nel scorso campionato. 58esimo minuto, questo secondo me è un errore enorme. Gosens Pavard. Gosens salta addosso a Pavard del Serro Grande, è in buona posizione perché non vede, non ha nessuna, non c'è nulla che impedisca la sua linea di visione. Fischia dopo 4 secondi, dopo 4 secondi fischia, probabilmente aiutato dall'assistente o dal quarto ufficiale, non dal VAR, ovviamente, che non ha potuto rivedere l'azione e non poteva certamente intervenire. Ma questo è un cartellino giallo grande come una casa. In realtà Gosens non è stato ammonito, naturalmente escludiamo l'ipotesi del cartellino rosso, però questa è un'imprudenza. Uscire da questo episodio senza un cartellino giallo, secondo me, è un errore evidentissimo, perché questo è il classico errore su una decisione facile. Cioè, ammonire Gosens per questa entrata è doveroso, non è una questione di interpretazione, ma è doveroso. L'intervento di Gosens completamente fuori tempo è pericolosissimo e doveva essere punito con un cartellino giallo. 77esimo minuto, episodio Mbappé Hummels, come vedete, del Serro Grande è a circa 15 metri ed è già un mezzo miracolo essere a 15 metri con la corsa di 40 metri che ha compiuto Mbappé. Giudica regolare l'intervento di Hummels. Il VAR è tagliato fuori perché effettivamente Hummels toccherà il pallone, lo devia in un secondo momento, ma in un primo momento c'è un fallo molto evidente su Mbappé, che come vedete viene agganciato dal piede sinistro di Hummels. In questo momento c'è il contatto. Se non è calcio di rigore questo, sinceramente io non so quale possa essere un calcio di rigore. VAR tagliato fuori perché è una valutazione, visto che comunque il pallone è stato deviato, ma io non mi trovo assolutamente d'accordo con la decisione del Serro Grande. Sanzione disciplinare, anche questa interessante, non è espulsione, perché è vero che è una chiara occasione da rete, ma è anche vero che Hummels in area di rigore ha tentato di contendere il pallone. Tanto è vero che poi, dopo aver commesso un'infrazione su Mbappé, tocca il pallone e lo devia verso la sua destra. Ma nel mio caso, a mio parere, questo è calcio di rigore. Un velocissimo salto in Finlandia-Russia, annullata al terzo minuto una rete di Poyanpalo. Non ne faccio una colpa a Makelie, però qua c'è un problema che comincia a essere piuttosto serio. Perché in questa circostanza l'errore, per quanto sia difficile oggettivamente, è dell'assistente numero 2. Vi ricorderete che in Turchia e Italia a combinare un po' di pasticci è stato l'assistente numero 1, che era lo stesso Stenkstra, con l'arbitro olandese. E insomma, cominciano a essere un po' tanti. È vero che questo è un episodio molto difficile, però il fatto che abbiano sbagliato in una partita l'assistente numero 1 pesantemente e nell'altra partita abbia sbagliato l'assistente numero 2, credo che potrebbe avere delle conseguenze sul proseguo della competizione per Macchieri, perché dagli ottavi di finale in poi sono necessarie squadre arbitrali che siano affidabili in tutti i componenti. Oggettivamente Macchieri non è in un periodo eccezionale. Per quanto in Turchia e Italia secondo me l'abbia arbitrata bene e il fatto che sia stato designato per la seconda volta lo dimostra. Questa partita Finlandia-Russia che ho guardato, che ho cercato non completa, ma che ho guardato in gran parte, l'ho guardata proprio perché non perché fossi particolarmente interessato alla gara in sé, ma perché volevo vedere proprio l'arbitro. E Macchieri non mi ha convinto. Cioè, se la prima partita a livello arbitrale è stata diretta bene e a livello degli assistenti e di VAR c'è stato qualche problema, in queste circostanze io ho visto anche Macchieri un po' in difficoltà. Non è stata una partita semplice, però non ha convinto. L'episodio che più meno mi ha convinto è quello che è successo all'undicesimo minuto tra Barinov e Camara, arbitro in perfetto controllo dell'azione. C'è stato un fallo evidentissimo di Barinov su Camara, non è cartellino rosso per questo, come minimo è un cartellino giallo. Se avesse ammonito con un cartellino giallo, il VAR non sarebbe intervenuto perché ci sono gli elementi per sostenere il cartellino giallo. Il ginocchio piegato, non c'è stata una grande velocità,
il contatto tra la gamba di Camarà e la suola del piede di Barinov è stato proprio in questo attimo e basta. Però il problema grosso di questo episodio è che Macheli non ha neanche fischiato il fallo. È vero, è un episodio, sono sempre il primo a dire che non bisogna valutare una prestazione da un singolo episodio, però attenzione, siamo all'europeo. In questo europeo ci sono i migliori arbitri. Se una spinta che può essere valutata in maniera differente da un osservatore o da un altro ci sta, perché non possiamo penalizzare un arbitro per la valutazione che può essere soggettiva, non solo da parte di un arbitro o di un altro arbitro, ma anche di un telespettatore qualsiasi con un altro telespettatore qualsiasi. Questo è un episodio molto, secondo me, molto grave perché ci dà l'idea che c'è qualcosa che non va, perché si può anche pensare di non aver visto il contatto, ma non si può pensare di non fischiare neanche l'infrazione qua, un fallo enorme. Non si può pensare che possa passare così, senza che succeda nulla. Galles, Turchia, l'unico episodio che ci interessa è questo, l'arbitro è Dias, molto bene Dias ieri, una buonissima direzione, io me l'aspettavo per la partita dell'Italia, pensavo che fossero invertiti, pensavo a Karasev per questa gara e a Dias per l'Italia. Naturalmente ci prendo poco sui pronostici. Molto bene nel contatto tra Selic e Bale al 59esimo minuto, dopo una piccolissima titubanza, probabilmente perché aveva il dubbio se il contatto fosse avvenuto in area o meno, Dias ha indicato il calcio di rigore netto, Selic interviene in netto ritardo, il contatto è in area di rigore, come vedete il piede destro di Selic è sulla linea, motivo per cui il contatto essendo avvenuto all'altezza della tibia non può che essere in area di rigore, bene così. Passiamo all'Italia, non ve lo nico, non vi nego che Karasev non rientra tra i miei arbitri preferiti, non è mai rientrato tra i miei arbitri preferiti, è un arbitro che mi piace poco da quasi tutti i punti di vista, ma devo dire che ieri sera ha offerto una prova maiuscola. Ci arriveremo all'episodio del gol annullato a Chiellini, potremmo fargli una colpa? No, non possiamo fargli una colpa per motivi che vedremo poi, vedremo subito, ma in generale è una partita che ha arbitrato molto bene. Siamo contenti tutti perché abbiamo visto una ottima Italia. Naturalmente la Svizzera è scarsa, sono ironico, naturalmente perché qua siamo sempre pronti a sminuire i meriti delle nostre squadre e a esaltare, ci siamo esaltati. Io per primo per una vittoria per 1-0 della Francia, invece che sulla Germania, chiaramente, e in Germania è qualcosa di differente, ne sono assolutamente consapevole, ma io sinceramente non vedo perché non dobbiamo essere molto speranzosi di questa nazionale che gioca veramente bene. E le squadre materasse non esistono più, ricordiamoci. Cioè, anche squadre come la Nord Macedonia, che magari 10 anni fa, anzi 20 anni fa, avrebbero preso imbarcate ad ogni partita, se la giocano fino in fondo. Tutte le squadre ormai se la giocano. Perciò vincere 2 partite 3-0 e con queste dimostrazioni di forza, secondo me, è molto importante. Lasciamo parte tecnica, queste sono semplicemente valutazioni personali sul calcio, ma non ci interessa gli arbitri, andiamo a vedere i due episodi della partita Italia-Svizzera. 11esimo minuto, Insigne cade a terra dopo un incrocio, non posso dire contatto, un incrocio con il difensore della Svizzera, Elvedi si alza subito e dice no no all'arbitro. Perché dice no no? Per evitare la sacrosanta ammonizione per simulazione. Ora, bene che se ne è accorto subito di aver commesso una sciocchezza cercando un calcio di rigore su un incrocio con Elvedi. Incrocio perché non c'è manco il contatto, se proprio c'è uno sfioramento, ma non c'è nulla che possa portare un calcio di rigore. Però a mio parere qua manca il cartellino giallo, perché la simulazione è stata molto evidente, l'abbiamo vista un po' tutti. 18esimo minuto, la rete annullata a Chiellini. Ora, la prima immagine ci mostra che Karasev al momento del contatto era molto ben posizionato, non aveva nessun ostacolo visivo e perciò ci chiediamo come ha fatto a non vederlo? Il tocco di mano?
Al di là che c'è anche un fallo, una spinta molto evidente di Chiellini che avrebbe dovuto essere sanzionata a prescindere dal fallo di mano. Questa è una rete irregolare per almeno due motivi, cioè per la spinta di Chiellini sul difensore della Svizzera e per il tocco di mano. Detto ciò, lasciando perdere la spinta, che è una valutazione soggettiva dell'arbitro, per quale motivo non c'è stato, non ha visto il fallo? Perché ve l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora, i tocchi di mano sono un incubo per tutti gli arbitri, perché sono eventi totalmente inattesi, dato che a gioco del calcio non si gioca con le mani. Perciò un arbitro non può aspettarsi un tocco di mano. Sarebbe contro natura aspettarsi, sarebbe anche tecnicamente sbagliato che un arbitro si aspetti un tocco di mano su un'azione in area di rigore. Perché un arbitro si attende un contrasto, si attende un colpo di testa, si attende un tiro, si attende un controllo, uno stop di petto, si può attendere di tutto, ma non un colpo di mano, perché le mani non possono essere utilizzate. Tra l'altro il tocco di mano avviene in un secondo, anzi non un secondo, in un istante e in un gruppo di tre giocatori, e perciò è anche difficile capire di chi sia il braccio che ha toccato il pallone. A mio parere, Karas non ha visto proprio niente, tanto è vero che ha convalidato la rete senza problemi, senza alcuna titubanza. Come vediamo, la parte interessante è questa: il tocco di mano ormai non ci soffermiamo neanche, perché sappiamo perfettamente che Chiellini ha effettivamente toccato il pallone col braccio, probabilmente con tutte e due, non soltanto col destro ma anche col sinistro. Ma quello che è interessante è questo: c'è stata l'immagine che è stata trasmessa dal VAR, dai varisti, questa l'hanno trasmessa 4 minuti dopo, ma nell'immediatezza Karasev ha annullato la rete senza un field review. Cioè, questa è stata una overrule. Che cos'è l'overrule? L'overrule semplicemente è una decisione che viene presa direttamente dal VAR in circostanze particolari, che possono essere il fuorigioco e il tocco di mano in attacco. Perché? Perché sono oggettivi. Voi direte, va bene, e dunque, chi mi segue da tanto tempo sa che ho sempre criticato questo vezzo, perché è un vezzo tutto italiano, di andare a dimostrare, di andare ad un field review, mandare ad un field review gli arbitri per questi episodi. Ne abbiamo visti tanti di questi episodi. Per esempio, vi ricordate Fiorentina-Milan con Ibrahimovic? La regola era un po' diversa, ma non ci interessa in questo momento. Abbiamo visto una rete in Fiorentina-Udinese annullata per un tocco di mano, ma abbiamo visto tante un field review per tocchi di mano in attacco. E vi ho sempre detto che cosa? Vi ho sempre detto che quello è un field review, non le comprendevo, perché non hanno senso. Perché il tocco di mano in attacco di un attaccante che poi segna non è sottoposto a valutazione, ma è semplicemente una rilevazione, esattamente come un fuorigioco. Che sia volontario o involontario, non importa, perché in attacco, se un giocatore tocca con la mano e poi segna immediatamente, e nel regolamento, col regolamento vigente fino all'anno scorso, veniva toccato il pallone da un compagno e nell'immediatezza c'era una rete, la rete doveva essere annullata non per valutazione del tocco di mano, se punibile o meno, se volontario o meno, semplicemente era oggettivo, andava annullato. E in europeo abbiamo visto proprio questo ieri sera. Niente un field review di Karasev sul tocco di mano, perché essendo una rilevazione oggettiva, è il VAR che semplicemente comunica all'arbitro: guarda che il giocatore che ha segnato ha toccato il pallone con le mani. E lì deve finire. Sono 4 anni che lo dico. E questa è l'applicazione giusta. Il vezzo italiano di non field review, a mio parere, anzi, è sbagliata. Non ho mai capito il motivo per cui si procedesse a un field review per ogni tocco di mano in attacco. Credo che, dopo quello che abbiamo visto in Italia-Russia, sia chiaro che non è necessario un field review. Vi ringrazio per l'attenzione, non so quando ci vediamo, fra qualche giorno, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me, è molto importante. Cos'è oggi? Giovedì? Buon giovedì a tutti, ciao!